Intervengo per continuare l'illustrazione delle proposte che ha fatto il Movimento 5 Stelle in questa sessione di bilancio, proposte anche per quanto riguarda la sanità, tutte volte a ripristinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, volte alla trasparenza e, perché no, in alcuni casi anche volte all'ottimizzazione dei costi della sanità. Infatti noi abbiamo proposto una commissione conciliativa regionale che vada a intervenire prima che si creino dei contenziosi civili tra i cittadini e le ASL. Altri paesi in Europa hanno dimostrato addirittura che questa pratica abbatte fino all'80% le cause civili tra i cittadini e le ASL, quindi ci sembra una misura che possa andare incontro a quelle che sono anche le nostre esigenze, visto l'aumento della medicina difensiva. Tema per noi di fondamentale importanza che va ad agire sulle liste d'attesa è quello della lista unica degli interventi chirurgici. Altre regioni l'hanno già adottato con successo. Per noi è impensabile che all'interno delle strutture sanitarie pubbliche si creino due corsie, dei cittadini, dei pazienti di serie A e dei pazienti di serie B. Dei pazienti di serie A che, pagando all'interno delle strutture pubbliche, riescono magari ad accedere prima agli interventi chirurgici rispetto a chi non si può permettere questo tipo di servizio. Così come sulla stessa scia il blocco degli interventi chirurgici libero professionali qualora le liste d'attesa superassero i tempi massimi previsti per legge, pratica che già si adotta per le visite specialistiche, perché no non applicarla anche per gli interventi chirurgici. Volta alla trasparenza invece la pubblicazione appunto delle liste d'attesa, che per questa giunta, visto che dichiara che ha abbattuto le liste d'attesa del 99%, dovrebbe essere un vanto. Quindi se si pubblicassero i tempi medi di attesa e invece i tempi massimi previsti per legge, insomma, se i dati che la giunta ci illustra continuamente sono veritieri, a questo punto dovrebbe essere appunto motivo di vanto e trasparenza nei confronti dei cittadini. Visto che il Presidente Zoffoli, il Consigliere Zoffoli ha detto che alcuni emendamenti verranno bocciati perché già presentati in Commissione, altri verranno bocciati però verranno approfonditi, visto che i nostri erano già stati tutti presentati in Commissione, ma per noi era fondamentale ripresentarli in Aula perché per noi sono molto importanti, a questo punto ne deduco che non siano di interesse comunque di questa Giunta. Un ultimo appunto sui due ordini del giorno che ha presentato il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'aiuto ai cittadini in ambito scolastico ed educativo. L'abbattimento delle rette per gli asili nido fino all'azzeramento per le famiglie sotto la soglia di povertà. Abbiamo parlato di welfare, di conciliazione, di tempi soprattutto delle donne, abbiamo parlato di povertà. Per noi è importante aiutare i cittadini anche con queste misure, abbattendo le rette degli asili nido, che sono il problema principale per cui calano le iscrizioni agli asili nido della nostra regione, così come il pre e post scuola, che è un diritto dei nostri bambini, va sicuramente aiutato attraverso delle misure appunto di aiuto e contributo alle famiglie che ne necessitano, visto che in questi anni questi contributi si sono visti aumentare notevolmente. Grazie.